Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo terzo appuntamento con Fantamercato. Dopo il primo dedicato a Zampano e il secondo dedicato a Chiesa e Bailey, ritorniamo a parlare di terzini. Quante volte vi ho detto che maggio è a fine corsa e che sarebbe il caso di farlo scendere dalla giostra? Quante volte vi ho detto che Strinic, nonostante la buona volontà, non è all'altezza dei ritmi del Napoli? Troppe, davvero troppe, tanto da risultare noioso anche a me stesso. A quanto pare però ADL e Giuntoli sembrano proprio non sentirci da quell'orecchio. E se io fossi stata una persona un po' più permalosa ed egocentrica, mi sarei già dovuto offendere. Invece no, sono ancora qui con altri due nomi, con altri due terzini che servirebbero come il pane a questo Napoli. Pensate, in Fantamercato vi ho fatto già il nome di 7 terzini e il Napoli non ne ha comprato neanche uno. Oggi per l'ultima volta, almeno per questa stagione, ci riprovo. Provo a proporvi altri due nomi, sperando che qualcuno li prenda prima o poi in considerazione. Con il primo calciatore di cui vi andrò a parlare oggi ci eravamo tanto amati. Sì, perché in estate non si faceva altro che parlare di lui a Napoli. Infatti, tutta la stampa e tutti gli addetti ai lavori erano convinti che Versalico sarebbe venuto a Napoli, nonostante un Isai a dir poco ingombrante su quel lato. Il giocatore poi, invece di litigarsi il posto da titolare con Isai, preferì l'Atletico Madrid e un contratto di 1,5 milioni a stagione. Sfortunatamente però la relazione tra lui e la squadra di Simeone sembra non decollare mai. Ad oggi sono appena 1035 minuti di gioco con la sua nuova squadra e su 19 partite di Liga ha giocato da titolare appena 5 volte. È sicuramente una questione di ambientamento, visto che conosciamo fin troppo bene Versalico e quali sono tutte le sue qualità. È un terzino destro che, come sai, può giocare anche a sinistra, che sa offendere e anche difendere. Per questo fu avvicinato proprio agli azzurri in estate. Il giocatore non sembra essere intenzionato a lasciare l'Atletico già a gennaio, però ha dichiarato più volte il suo bisogno di giocare di più. Il Napoli potrebbe imbastire una trattativa anche per un prestito, magari con diritto di riscatto, in modo tale che se Isai a giugno decidesse di lasciare Napoli, si avrebbe il sostituto perfetto già in casa. Ovviamente non è così semplice. L'Atletico potrebbe fare ostruzionismo, visto i 16 milioni di euro pagati al Sassuolo appena 7 mesi fa. Inoltre Versalico è inserito nella lista UEFA dell'Atletico Madrid e quindi non potrebbe giocare in Champions con il Napoli. Se però la formula del prestito non vi piace molto e soprattutto preferite un terzino sinistro naturale piuttosto che una sorta di jolly come Versalico, allora bisogna preparare l'assalto a Asterberg dell'Ipsia. Stiamo parlando di un 25enne terzino sinistro alto 1,83 m e dotato di un incredibile sinistro. Viene acquistato dal San Paoli per circa 800.000 sterline e in 17 mesi con i Toro Rossi quadruplica il suo valore di mercato. Hasselberg, nella sua prima stagione in Bundesliga, ha sempre giocato titolare e soltanto una volta, dopo 67 minuti, è stato sostituito dal proprio allenatore. Finora è riuscito a vincere il 78% dei contrasti, il 63% dei duelli sulla sua fascia e, grazie alla sua stazza, il 77% dei duelli aerei. Anche in fase di costruzione i suoi numeri sono tutt'altro che negativi. Può vantare una precisione nei passaggi del 71,5% con appena 3 cross corretti su 20 e ben 17 occasioni da gol create. A rendere interessante questo calciatore è il prezzo del suo cartellino, sicuramente accessibile per una squadra come il Napoli. Inoltre Lipsia non è impegnata nelle competizioni europee e quindi il Napoli potrebbe tranquillamente inserirlo nella lista UEFA e farlo giocare, magari anche contro il Real Madrid. Insomma ragazzi, le possibilità per completare la rosa del Napoli quasi al 100% ci sono tutte, anche se dopo il 3 gennaio, ovvero l'arrivo di Pavoletti, nulla si è più mosso a Castelvolturno. Sia in entrata che in uscita. Mancano davvero pochi giorni alla fine del calciomercato. Il tempo scorre inesorabile e se si vuole evitare un Grassi e Regini bis, è il caso di darsi una mossa e di premere sull'acceleratore.